Buone notizie per le aree terremotate abruzzesi. Ci sono progetti per quasi 2 miliardi, a quanto viene fuori dopo l'incontro tra la cabina di coordinamento integrata post-sisma 2009-2016, presieduta dal commissario Giovanni Legnini e il ministro Mara Carfagna. Sotto servizi e infrastrutture per informatica e digitale, interventi di efficientamento energetico e di mitigazione delle vulnerabilità sismiche degli edifici pubblici, progetti di rigenerazione urbana per borghi e città e ancora interventi di sostegno ai trasporti e iniziative per rafforzare il tessuto imprenditoriale locali. Sono le direttrici indicate nella riunione servita per deliberare gli indirizzi del programma di intervento per l'uso del fondo complementare al PNRR che prevede 1 miliardo e 780 milioni di euro per la ripresa delle aree colpite dal terremoto. Il contratto di sviluppo che è stato firmato nello specifico assegna 160 milioni a 49 progetti delle quattro regioni del cratere, tra cui l'Abruzzo. Entro il 30 settembre verranno definiti i programmi operativi. Ci sono due macro aree di intervento. La prima prevede 1 miliardo e 80 milioni per città e paesi sicuri, sostenibili e connessi. La seconda prevede 700 milioni per il rilancio economico e sociale e in questa macroarea figurano alcuni interventi molto importanti come quattro centri di ricerca di cui uno in Abruzzo e all'Aquila la creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amministrazione. I primi progetti, 160 milioni di euro per tutto il cratere, sono stati finanziati, circa 20 per la nostra regione. Ma adesso si apre la sfida più importante, quella del PNRR, del fondo complementare, che prevede per i due crateri 2016 e 2009 1 miliardo 780 milioni per interventi di rigenerazione urbana, digitalizzazione dei territori, delle città, dei borghi, per misure di sostegno all'economia, alle imprese. E questa strategia, questo programma ambizioso che si articolerà nei prossimi anni è affidato alla cabina di coordinamento integrata dei due sisma 2016 e 2009 in una visione unitaria finalizzata a far ripartire, rinascere l'Appennino centrale, quello ferito ma pieno di risorse naturali e storico-culturali. Si tratta di un'occasione molto importante di rilancio per questi territori con risorse che ci sono e sono tangibili. La presentazione di molte proposte è un segno importante di vitalità dei territori.